che agganciano a quota 30 al secondo posto l'Aprilia, ma in crescendo anche la squadra bianco-blu Tudorte di coach Ferraro, molto positiva in queste ultime settimane. Il ritorno di Pasqualini e dell'infortunato Valdisserri e una certa coesione che sembra diventata un po' l'arma in più per i Tudorti hanno prodotto alcuni risultati molto interessanti per un Todi che può giocare anche per l'ottavo posto per la griglia playoff. Intanto prima azione in attacco, no, la bomba di Butini, raccoglie per Andrea Cassettari, scarica fuori, si può attaccare, c'è tempo, 15 secondi, in penetrazione Venturelli, non ha fortuna, ancora Cassettari grande a scaricare, però infrazione di campo evidente con Giannini che non arriva in tempo. Cassettari ha dovuto un po' forzare il passaggio come gli veniva, lo scarico fuori, Giannini non è arrivato in tempo. Comunque attacco Todi, il primo della partita, ma è Butini che gli ruba la palla, abbassa un po' troppo la sfera. Conclusione ancora no di Capitan Micheli, questa volta il Todi non si fa sorprendere sotto il suo canestro, guida l'attacco Carboni, passi evidenti, no, qui vede un fallo l'arbitro di Cassettari su Profeti, a noi era sembrato passi ma evidentemente c'è stato un fallo. Non era azione di canestro, quindi rimessa dal fondo, sì, subito da fuori ma completamente sballato. Il tiro di Venceslai, la Biman non fa di meglio, Profeti può raccogliere una palla, Carboni bene, scarico dall'altra parte però non riesce, questa volta Giannini molto attento, tenta la bomba da tre, no ancora. E poi qui sul rimbalzo d'attacco, secondo fallo di Cassettari. Su Pasqualini che lo aveva un po' anticipato a rimbalzo. Comunque due falli in un minuto e 23, ma ci stanno. Ecco Carboni, blocco è sì, irregolare. Blocco irregolare di Profeti, l'esperto pivot toscano ingaggiato quest'anno dal Todi. Sul blocco si è un po' mosso, va detto, anche questa decisione ci sta secondo noi pienamente. Ne approfittiamo per ricordare i direttori di gara che sono i signori Venditti e Zorzotti di Roma. Intanto c'è stato subito, anche qui in attacco si riprende. Taccini è obbligato a chiamare il cambio per il secondo fallo di Cassettari. Ha fatto entrare il giovanissimo Massimo Galmacci e siamo in campo quindi con Venturelli, Butini, Giannini, Galmacci e Micheli. Carboni dentro e... gran bella palla per Pasqualini che tagliava verso canestro, fallo di Butini, stoppato irregolare. Il Todi che è in campo con Carboni, lo stesso Pasqualini, Maglione, Profeti e Valdisserri. Due tiri liberi. Sì, il primo punto dell'incontro. Pasqualini che hanno scorto aveva giocato a Rieti nella Spes nel vittorioso campionato dei Reatini in C2, ma è stato vittima di un grave infortunio al ginocchio, ha recuperato, con la riapertura delle liste di Natale è tornato a Todi dove aveva militato due anni fa nel vittorioso campionato di C2. Bomba di Venturelli in attacco, no ancora,
Carboni raccoglie ben protetto dal taglia fuori dei compagni. Profeti spalla canestro, infrazione di passi di Profeti, un giocatore, un professionista, ha esperienze anche a livello di B2. Un ingaggio tutto sommato diremmo molto centrato da parte del Todi. Il giocatore sta disputando un bel campionato. Attacco Fratta sul 2-0 Todi. Giannini la spara, no, ancora un po' affrettata questa conclusione. E poi c'è il rimbalzo, primo fallo di Maglione che sgomita su Tiziano Micheli. Secondo fallo per gli ospiti, la Bimale già a 4. Buttini dentro, marcatissimo, però fa bene a rinunciare, scaricare per Venturelli, c'è ancora tanto tempo, 15 secondi. Micheli, tre secondi qui a Massimo Galmacci, si era un po' attardato dentro l'area anche se stava uscendo. Comunque decisione giusta degli arbitri, noi diciamo sempre così. Bima la uomo, ecco Profeti che punta Galmacci, ma Galmacci è bravo a contenere e Profeti butta la palla. Un inizio negativo per il pivot Tuderte. Anche il Todi è uomo, vediamo, è entrato Grilli, contenuto da Carboni, deve scaricare per Buttini. Forzatissimo il tiro e la conclusione dei campioni. Non avremmo scommesso molto sul buon esito, invece arriva il 2-2, Profeti e Lunetta, no, ancora. Ottimo Venturelli a sgusciare sul rimbalzo, dall'altra parte per Grilli. Ancora Buttini, forzato, non va, Profeti autoritario qui a rimbalzo. Partita molto molto importante. La Bimal vuole certamente tenere questo secondo posto che è in coabitazione, ripetiamo, con Aprilia. Al Todi. Per dare corpo alle sue aspettative di classifica, diciamo nobile, servirebbe proprio un risultato esterno come quello di questa sera. 2-2, un bel mezzo gancio di Profeti, qui non ha fortuna il pivot Tuderte. Bima che replica, ma non c'è tanto tempo, 5-4, Venturelli va dentro, no, buona difesa su di lui di Maglione, ci è sembrato. Dopo 5 minuti 2-2. Bene Pasqualini che chiama la palla.